Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è I vampiri psichici. Allora, apro una parentesi, ti voglio dire che se mi vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere o un consiglio in merito alla tua relazione, puoi farlo. Qua sotto nelle note oppure qua sopra c'è scritto un indirizzo mail che è stefanonha41@gmail.com. Tu invia una mail e io appena potrò ti risponderò molto volentieri. Seconda cosa, ti voglio dire che se hai qualche video da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi il video che dovrai fare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiuso la parentesi. I vampiri psichici. Andiamo a leggere cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola vampiro psichico. Un vampiro psichico, è una creatura immaginaria e religiosa che si dice si nutra della forza vitale di altre creature viventi. Tieni buono il concetto. Quindi è una creatura immaginaria che si nutre della forza vitale di altri soggetti. Il termine può anche essere usato per descrivere una persona, e qui ci atteniamo alla realtà, che ottiene maggiore energia intorno ad altre persone, ma lascia quelle persone intorno a lui esauste e svuotate di energia. Vampiri psichici sono rappresentati nelle credenze occulte di varie culture e nella narrativa. Subentro io dicendo che esistono. I vampiri psichici esistono. Ti sei mai sentita dopo aver frequentato una persona, anche solo dopo averci parlato una sola volta, ti senti svuotato, privo di energie, completamente KO? Se hai avuto questa sensazione, se hai spesso questa sensazione, significa che hai a che fare con una creatura psichica, con un vampiro psichico. Questo vampiro si nutre della forza vitale degli altri come? Confondendoli, rendendoli ansiosi, utilizzando delle tattiche manipolatorie, ossia il narcisista patologico. Il narcisista patologico, dotato di sadismo, cioè gode nel vedere gli altri soffrire, oppure essere confusi, gode nel rovinare la festa agli altri, ti vuole succhiare l'energia. Dopo avertela succhiata tutta, ti sputa via, tra virgolette, ma anche no, come una scarpa vecchia, ti butta via. Quindi tieni buono il concetto che il vampiro psichico esiste. Questa è una fonte dell'enciclopedia. Energia psichica. I termini usati per descrivere la sostanza o l'essenza che i vampiri psichici prendono o ricevono da altri includono energia, forza vitale, prana e vitalità. Non ci sono prove scientifiche o mediche, chiaramente, a sostegno dell'esistenza dell'energia corporea o psichica che presumibilmente drenano. Però ricorda sempre che chi inietta in te ansia e confusione, chi ti fa domande specifiche per raccogliere informazioni per poi usarle contro di te, chi ti cerca di confondere, e ricordi che più energie mentali usiamo perché il nostro narcisista ce le fa usare, e più noi ci sentiamo stanchi. Cioè, quello che ti voglio dire non è che noi ci stanchiamo solo se corriamo la maratona di New York, no, noi ci stanchiamo anche quando siamo mentalmente stanchi. E i narcisisti patologici sono dei professionisti a renderti mentalmente esausta. Mentalmente esausta ti porta tutto il corpo a sentirti vuota. Ricorda, è fondamentale. Vampiri emotivi. L'autore americano Albert Bernstein usa la frase vampiro emotivo per le persone con vari disturbi della personalità. Tieni buono il concetto. Vampiro emotivo, persona con disturbo di personalità, che sono considerate come prosciugamento di energia emotiva degli altri. Chiaro. Il vampiro energetico è anche usato metaforicamente per riferirsi a persone la cui influenza lascia una persona esausta, sfocata e depressa, senza attribuirne il fenomeno all'interferenza psichica. Uno scrittore ha parlato anche di parassitismo psichico, quando queste persone sono dei veri e propri parassiti energetici.
E considerava questo Fortune, questo autore americano, considerava il vampirismo psichico una condizione di patologia psichica e psicologica e distingueva tra ciò che considerava un vero vampirismo psichico e condizioni mentali che producono sintomi simili. Per quest'ultimo è chiamato anche la folie ad eux, o fenomeni simili. Quindi c'è anche molta letteratura in merito al fenomeno psichico. Del vampiro psichico. Morale della favola: quando ti senti molto stanca fisicamente, pur non avendo fatto nulla, ma hai spesso a che fare con una persona specifica, significa che lei molto probabilmente ad essere un vampiro energetico. Quindi toglielo dalla tua vita, taglia la relazione. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui sono davvero sempre più preziose. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.